Allora, la mia prima domanda è una domanda di Francesca Ferrara ed è la seguente: quali sono i numeri, i dati da quando ci sono i tablet e gli e-reader della vendita di libri di carta? Queste vendite reggono ancora oppure ci si sta spostando lentamente verso un panorama di fruizione maggiormente digitale dei contenuti letterari? I dati cambiano ovviamente paese per paese ed sono influenzati da una serie di parametri. Sicuramente quello più importante è la presenza o meno di Amazon con la piattaforma Kindle. Dove c'è Amazon con Kindle, i numeri vanno alle stelle rapidamente perché Amazon ha una capacità di fuoco di marketing molto consistente. Quindi si è visto iniziando con gli Stati Uniti, poi in Inghilterra e adesso lo vedrete anche in Italia, visto che hanno lanciato la settimana scorsa. Amazon ha una capacità di fare marketing e un budget che ormai poche società nel mondo dell'editoria e dei libri hanno. Quindi diciamo che giocano a poker con delle fish più larghe, più grosse degli altri un po'. Quello è uno dei fattori importanti perché quello che si è visto è che l'appetito per la lettura digitale c'è e come, ma ci deve essere l'ecosistema che consenta al lettore di trovare un catalogo di libri digitali sufficientemente fornito e poi avere la possibilità di comprare questi libri in maniera user-friendly, quindi il processo di acquisto del libro deve essere user-friendly, e poi avere anche le piattaforme di lettura per poter leggere il libro in maniera digitale in modo piacevole e non intrusivo. Quindi queste sono le cose principali. La nostra previsione, quella che si dice un po' nel mercato, è che la lettura digitale nel settore della letteratura arriverà intorno al 50% di tutta la produzione di libri nell'arco dei prossimi 3 anni. Quindi Chiaro. molto rapida, molto molto veloce. Allora, ho un'altra serie di domande da parte di Emma dal Cortivo. Allora, su Anobi, come si è modificato o migliorato Anobi dalla fondazione e quali sono state le motivazioni sociali o tecnologiche che hanno portato a queste modifiche? Allora, Anobi, noi distinguiamo Anobi in due fasi, cioè Anobi 1 e Anobi 2. Anobi 1 è fino a un anno fa, quando è stato acquisito da questa nuova società di cui sono amministratore delegato, che sta lavorando alla preparazione di Anobi 2. L'Anobi 1 si è evoluto in modo puramente crowdsourced, cioè Greg Sung, il fondatore, grandissimo della social e del crowdsourcing, ha creato un sito dove la scelta stessa delle nuove features che venivano aggiunte alla piattaforma erano scelte dagli utenti. Per cui la direzione è stata assolutamente sempre stata decisa dagli utenti e ha portato a un sistema molto sofisticato per la catalogazione, in particolare dei libri di una persona, quindi la creazione di una libreria virtuale con tantissime elementi di funzionalità anche molto specifici che sono molto richiesti dal lettore accanito che ha un grosso interesse a gestire la libreria. La Nobi 2 ha in più, oltre a questo aspetto che verrà assolutamente mantenuto e sviluppato, c'è l'altro aspetto che è quello di fornire anche una piattaforma di scoperta dei libri anche per il lettore meno, diciamo, interessato a mantenere una libreria virtuale su Anobi. Quindi stiamo cercando di aggiungere questo tipo di funzionalità che riteniamo sia molto importante per consentire anche al lettore accanito di trovare in Anobi una guida per la scelta del libro da comprare e da leggere. Emma prosegue chiedendo, come un editore o un autore potrebbe sfruttare uno strumento come Anobi? Ma Anobi in realtà quando nella nostra visione, che ci vorrà parecchio tempo per sviluppare, ma l'idea di Anobi è che diventi un po' una specie di caffè letterario, cioè l'equivalente del punto d'incontro tra lettori, scrittori, editori, quindi una piattaforma molto aperta, manterremo sempre molta apertura, quindi a tutti
attraverso l'accesso alla funzionalità della piattaforma stessa che daremo in utilizzo ai partner che sono interessati, ma quindi creare proprio una piattaforma di incontro tra contenuti, recensioni, libri, librerie di persone e via dicendo. Quindi, in un certo senso, come un utente si può creare una libreria, anche un editore si può creare una libreria all'interno di Adobe, come lo può fare un autore, e con la nuova funzionalità che stiamo per introdurre, che è incentrata sulla categorizzazione dei libri fatta dagli utenti. Anche lì sia gli autori che gli editori avranno l'opportunità di partecipare nella piattaforma e contribuire con le loro idee e opinioni. A proposito di librerie, un'altra domanda di Emma è: di cosa tiene conto l'algoritmo che misura la compatibilità tra le librerie degli utenti? Ma l'algoritmo devo dire che è abbastanza primitivo, infatti non è che e quello lo stiamo rivedendo, lo miglioreremo molto. Al momento nelle librerie verifica quali libri sono stati letti rispetto a quelli che non sono stati letti e guarda il rating, quindi il voto che è stato dato al libro. Quindi utenti che hanno, lettori che hanno un certo numero di libri uguali nella libreria, entrambi letti ed entrambi con rating elevati, vengono considerati più compatibili di altri. Non è molto sofisticato, si può sicuramente fare di meglio. Però per il momento questo è quello che i ragazzi a Hong Kong avevano fatto. Hai già in mente in quale senso diventerà Ma no, migliore? dobbiamo dire, abbiamo una persona in particolare molto forte sugli algoritmi qua a Londra che sta già studiando come fare questa cosa, ma una cosa che siccome introduciamo una nuova dimensione che è questa delle categorie che chiamiamo topics qua a Londra. Queste categorie che sono ancora anche queste generate dagli utenti che fungono essenzialmente da contenitori, sono dei contenitori di libri crowdsourced. Quindi tu puoi creare un contenitore e dice: questi sono i libri più interessanti se vuoi capire la storia dell'Italia contemporanea, per esempio, o la Perfetto. situazione politica italiana. A questo punto, questo contenitore, se non c'è, lo puoi creare quando una volta creato tutti gli altri utenti possono contribuire libri e votare il libro all'interno di questo contenitore per arrivare ad una lista anche ordinata per valore interesse del libro nel contesto di questo contenitore. Questa terza dimensione la chiamiamo noi di Anobi, altre due sono le persone e i libri. Lega è un ulteriore legame tra le persone e i libri perché il contenitore ti consente di capire qual è il legame che una persona ha con quel libro? Perché te il libro può interessare per un motivo diverso dal mio e di solito e dovresti riuscire a incapsulare quell'interesse che hai nel libro all'interno di questi contenitori generati dagli utenti. Riteniamo che questo aiuterà molto anche con l'algoritmo di compatibilità perché ci darà un ulteriore dataset da utilizzare per fare il match tra i profili. Chiaro. A proposito di algoritmi, c'è anche un'altra domanda, l'ultima di Emma, a proposito di Anobi, che è: la ricerca degli amici su Anobi non è un po' macchinosa, non sempre precisa? Come si potrebbe migliorare? Ma sicuramente adesso una grossa parte del lavoro che stiamo facendo è su Facebook. Non tutti, ma molti utenti hanno già mappato le loro amicizie su Facebook. Quindi stiamo lavorando per rendere l'integrazione con Facebook molto più fluida e più utilizzabile. E comunque stiamo rivedendo tutta la parte di discovery degli amici e dei conoscenti. Perché poi giustamente ci sono anche tanti utenti che non hanno Facebook e di solito chi non ha Facebook non gli piace Facebook, quindi non si può solo utilizzare Facebook, però ovviamente cercheremo di accontentare entrambi i tipi di utenza. Chiarissimo. Allora, l'altra domanda di Emma, che non è a proposito di Anobi, ma della nuova editoria, diciamo, è: come l'editoria deve o dovrebbe approcciarsi al digitale? Qual è la situazione italiana in proposito?
La situazione italiana io non la conosco molto bene, la conosco un po', ma non bene perché opero soprattutto sul mercato anglosassone. Secondo me l'editoria deve posizionarsi in un modo molto semplice in realtà. Il ruolo dell'editore è, secondo me, quello di intermediario tra lo scrittore e il lettore. E secondo me gli editori devono pensare in questo modo, non devono pensare di essere dei procacciatori di copyright da poi spremere per produrre ritorni maggiori. Cioè il ruolo dell'editore deve essere l'intermediario. Quindi se il ruolo di questo intermediario richiede un cambiamento dei meccanismi di intermediazione appunto tra lettore e scrittore, vanno adottati e incoraggiati. Se la carta diventa meno prevalente perché il lettore preferisce leggere sulla piattaforma digitale, è giusto che l'editore abbracci questo cambiamento in qualità di intermediario tra il lettore e lo scrittore. Quindi il cambiamento c'è sempre stato, come hai visto che hai fatto una piccola review, introduzione, il mio motto è che l'unica cosa costante nella vita è il cambiamento. Quindi se tu non abbracci il cambiamento, in generale, sia a livello personale che a livello di business, cioè, non hai capito niente del gioco della vita, secondo me, del business, perché il business e la vita è tutto un cambiamento continuo. Quindi siamo di fronte a un periodo di profondo cambiamento nell'editoria, perché finalmente ci sono le componenti che creano l'ecosistema per la lettura digitale, che non c'erano, perché l'utente, secondo me, ha sempre avuto un interesse latente nella lettura digitale, ma non era fattibile, non era accessibile. Oggi questi componenti ci sono e quindi è giusto che gli editori li accettino, li abbraccino e li supportino, li incoraggino i loro lettori a utilizzarli sempre di più. Stavolta davvero l'ultima domanda di Emma, che è lettura su ebook. Prolifica la Emma. Molto. Grazie Emma, belle domande, brava. Lettura su ebook, per piacere o per studio? Per tutti e due, in realtà gli ebook secondo me per studio sono fantastici, perché invece di andare in giro con lo zaino e spendere un fracasso di soldi su questi libri che poi vengono macerati alla fine del corsi dell'anno accademico, secondo me l'ebook è fenomenale anche perché ha già la possibilità di fare annotazioni, condividere le annotazioni che in un contesto educativo secondo me è fantastico. Sul discorso del piacere, anche del piacere, perché comunque i lettori di ultima generazione, e vedo io qua tanti giovani leggono sul telefonino anche se lo schermo è più piccolo. Il punto è che la lettura è questo legame magico che c'è tra la mente del lettore e le parole scritte dallo scrittore, che siano presentate su uno schermo, o su una pagina, o su un muro, o su un tavolo, secondo me l'importante è che siano di facile lettura, cioè se il medium che le presenta consente una lettura scorrevole, diciamo che il segreto è che lo lettore, che l'apparato su cui si legge deve essere cioè non deve essere di intralcio l'occhio e le parole scritte. Una volta che questo viene raggiunto, che sicuramente i nuovi lettori con la tecnologia e-ink o lo stesso tablets come l'iPad sono piacevoli da leggere, il risultato è fatto. Quindi, secondo me, anche da un punto di vista della lettura per piacere, sicuramente l'ebook ha un grandissimo futuro. Dunque, c'è un'altra domanda di Barbara Puccio, che è: considerato che Anobi è un social network specifico, quali saranno le evoluzioni in tal senso, in particolare nel mondo ebook? Allora, la più grossa evoluzione del mondo ebook è che è parte della nostra strategia, è di offrire anche l'acquisto degli ebooks attraverso la piattaforma di Anobi. Questo in un contesto di sempre mantenendo l'aspetto primario di social network. Quindi quello che stiamo cercando di fare e che verrà rilasciato anche in Italia in primavera, speriamo, prima lo rilasceremo in Inghilterra e poi in Italia, è la possibilità di utilizzare social network, diciamo, come prima,
ma ogni libro che si incontra, perché è sulla libreria di un amico, vuoi perché è in uno di questi contenitori di cui parlavo prima, di categorie, l'obiettivo è che questi libri, se noi avremo la versione ebook disponibile in vendita, sarà acquistabile. Quindi non creeremo un negozio, non ci sarà un negozio di Anobi, non ci sarà la classifica dei più venduti, non ci saranno le offerte speciali, ci saranno dei libri. Ci sarà un link sui libri che sono social network che li renderà acquistabili. Una volta acquistato l'ebook su Anobi, noi offriremo anche le componenti per poterlo leggere. In particolare avremo applicazioni. Io adesso ho la sirena della polizia invece. Avremo le applicazioni per il mondo Apple e per il mondo Android. Avremo anche dei lettori in HTML5 per poter leggere i libri nel browser avremo daremo la possibilità di comprare anche il libro in formato EPUB. Per poterlo poi caricare sui lettori digitali più comuni, non ovviamente Kindle che non supporta l'EPUB. Quindi avremo questa componente di acquisto e poi la terza componente che stiamo sviluppando, che è all'interno delle applicazioni di lettura, per gli ebooks proposte da Anobi, proveremo le funzioni social nel network. Quindi integreremo la lista degli amici che hai in Anobi ti apparirà anche nell'ebook per poter, per esempio, condividere note e commenti sul libro con gli amici che hai già trovato e selezionato su Anobi. Questa, diciamo, è la direzione primaria. Quindi, rispetto all'Anobi di oggi, che è solamente un social network, aggiungeremo una componente di acquisto, però non alienando la parte social, e una componente di social reading attraverso le applicazioni. Chiarissimo. E mi hai bruciato con questa risposta a un'altra domanda di Gianluca Diegoli, che era: entro quanto tempo diventerà uno store per l'editoria digitale, ebook e simili? Saremo uno store sui generis, perché non saremo uno store, saremo un social network dove i libri che sono un po' diciamo, qual è una buona analogia? I libri nel social network sono la moneta di scambio del social network, sono i libri. Questi libri saranno per la maggior parte acquistabili, ma noi non faremo nessun tipo di merchandising, nel senso che noi non faremo nessun tipo di promozione, perché l'obiettivo nostro è che l'utente di Anobi scopra dei libri interessanti attraverso il meccanismo del peer-to-peer e della raccomandazione del social network. È solo a quel punto che l'utente avrà il desiderio di acquistare il libro, non prima. E quindi la nostra proposta è completamente diversa dal classico modello di retail, dove in un certo senso noi rimpiazziamo la vetrina del negozio social network.